Io prima di tutto mi auguro che ci sia la possibilità fin da subito per i bambini, almeno in due regioni, che sono il Lazio, che parte per primo, poi la Toscana, di poter effettuare questo screening, in modo tale che siano sottoposti, qualora venisse fuori che avessero questo problema, sottoposti subito alla terapia. E questo secondo me è una grande spinta per far sì che poi il Parlamento decida definitivamente di allargare a tutto il territorio nazionale questo screening. Io penso che questo sia stato possibile perché tanti soggetti si sono messi insieme attorno a Famiglie SMA. Se non ci fosse stata Famiglie SMA, che in qualche modo ha fatto da coagulatore di forze, di energie, aiutata a superare le difficoltà che ci sono state e sono state tante, oggi possiamo dire che partiamo, partiamo e questo è un segnale per tutto il paese.